Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di un alimento che negli anni passati era considerato di poco conto, tanto da utilizzarlo solo nell'alimentazione dei ruminanti, quindi degli animali in grado di digerire le fibre insolubili, e quindi un alimento che era ritenuto di scarso utilizzo per l'alimentazione umana. Poi nel corso del tempo ci si è resi conto che, grazie alle numerose proprietà di questo alimento, poteva essere appunto un cibo anche utile per l'uomo. Stiamo parlando della crusca. Cos'è? In effetti, la crusca è la pellicola esterna fibrosa che avvolge i cereali, quindi frumento, riso, farro, avena, orzo, e in seguito ad un processo di raffinazione viene separato dalla farina. E si ottengono così delle scaglie di forma irregolare, molto leggere, di un colore marroncino. Ovviamente esistono tanti diversi tipi di crusca quanto sono i cereali. In generale, però, possiamo dire che hanno tutte una composizione chimica molto simile tra di loro, ad eccezione della concentrazione di fibre, che ad esempio è molto più alta nella crusca di frumento, più bassa in quella di riso e di orzo. Per il resto, come detto, hanno composizione chimica molto simile, quindi possiamo dire che per quanto riguarda i micronutrienti, i sali minerali più rappresentati sono sicuramente il potassio, il magnesio, lo zinco e il ferro, ma anche le vitamine, come per esempio la vitamina A e le vitamine del gruppo B. Inoltre la crusca ha un indice glicemico basso pari a 15 e anche a livello calorico non apporta tantissime calorie. Volendo fare una media tra i diversi tipi di crusca, possiamo dire che per 100 grammi le calorie vanno da 200 a 210, tenendo conto che però 100 grammi di crusca sono tantissimo, è una quantità molto elevata considerando anche l'estrema leggerezza di questo prodotto. Quindi vediamo quali sono i benefici che possiamo trarre dal consumo di crusca. Beh, inizialmente e soprattutto possiamo dire che l'utilizzo più frequente è quello per combattere la stitichezza. In effetti la crusca aumenta il volume fecale e quindi favorisce il transito intestinale. A questo proposito, per combattere la stitichezza, possiamo dire che la crusca più indicata è sicuramente quella di frumento, quindi molto più ricca in fibre. E ricordiamo anche che comunque è bene, quando si assume la crusca per contrastare la stitichezza, bere comunque sempre molta acqua. Questa azione poi a livello intestinale è un qualcosa che nel corso del tempo si è visto avere un'azione preventiva anche nei confronti di alcune patologie intestinali, come per esempio la diverticolosi e il tumore del colon. Inoltre la crusca è consigliata anche ai soggetti che soffrono di iperlipidemia. Perché? Perché le fibre, la crusca, quindi riducono l'assorbimento intestinale di colesterolo e quindi ci aiuta anche a prevenire tutte le patologie cardiovascolari. Come detto, ha un indice glicemico basso, quindi può essere consumato dai diabetici. La grande concentrazione di fibre, che quindi ci aiuta a rigonfiare lo stomaco, dà un certo senso di sazietà, e questa proprietà, unita alle poche calorie, come abbiamo detto all'inizio, la rendono un alimento che può essere inserito anche all'interno di diete ipocaloriche. Infine, ha anche delle buone proprietà digestive e aiuta anche a combattere la stanchezza. Qual è la quantità consigliata? In genere si consiglia di non superare i 10 grammi di crusca al giorno, una quantità che però è bene raggiungere gradualmente, quindi a piccole quantità da aumentare in maniera graduale, appunto. Perché? Perché all'inizio, soprattutto nei soggetti che non sono abituati a consumare la crusca, può dare dei fastidi, quali meteorismo, flatulenza e così via. Come la possiamo trovare la crusca in commercio? Beh, anche sotto forma di fiocchi, che
di bastoncini, e questa è una forma particolarmente favorevole anche ad esempio per consumarla come spuntino, magari in abbinamento ad uno yogurt. In realtà esistono anche degli integratori di crusca che possiamo trovare facilmente, però è sempre bene prima di andare a consumare la crusca o a prendere degli integratori, di fare una valutazione sulla propria alimentazione, perché molto spesso questi disturbi, quali la stitichezza, possono derivare magari da un'alimentazione poco ricca di fibre, quindi di cereali integrali, di frutta, di verdura. Quindi è bene magari prima regolarizzare la propria alimentazione e nel caso ricorrere anche al consumo di crusca, che comunque non è priva di qualche controindicazione. Sicuramente alcuni tipi di crusca sono vietati per chi è celiaco, quindi intollerante al glutine, che però ad esempio possono consumare la crusca di riso. È controindicata nei soggetti che già soffrono di disturbi intestinali particolari e che quindi l'eccessivo poi consumo di fibre possono aggravare. E infine è bene anche sapere che la crusca può interferire con l'assorbimento di alcuni sali minerali come il calcio, il ferro, e anche con alcuni farmaci, per cui nel caso è sempre bene chiedere consiglio ad uno specialista. Bene, io mi fermo qui, vi rimando all'articolo che troverete sul sito e sui social di Cilento Channel. Vi ricordo come sempre la mia email nutrizionericci@virgilio.it per fare delle domande o proporre argomenti che vogliate essere trattati nella nostra rubrica, e ci vediamo la settimana prossima solo su Cilento Channel. Ciao!